È da un po' di tempo a questa parte che ho cominciato seriamente a scattare con lo smartphone perché portarmi sempre appresso questa era diventato veramente una cosa insostenibile, era diventato un peso e nonostante le dimensioni contenute rispetto alla GH5 con cui sto registrando ora e voi sapete quanto è grande la GH5, ho deciso lo stesso di virare verso un'esperienza punta e scatta che solo uno smartphone poteva darmi. E dato che l'editing è una parte fondamentale della mia fotografia, ma penso anche per tutti coloro che oggigiorno scattano con la macchina fotografica moderna, ho bisogno anche di editare al volo le foto che faccio con lo smartphone sullo smartphone, perché portarmi appresso il portatile sarebbe altrettanto un peso, inutile direi, anche perché sarebbe abbastanza overkill come cosa. E dato che oggi esistono applicazioni per tutto, qualsiasi cosa letteralmente, ne ho scaricate alcune dedicate all'editing di cui oggi vi parlerò in questo video. Benvenuti all'interno del mio telefono. Diamo un'occhiata subito alla prima app, nonché la mia preferita che vi consiglio tantissimo, ovvero Lightroom, che spero conosciate se editate su computer. La cosa figa di Lightroom, ragazzi, è che ci permette di editare le foto in RAW. Se non lo sapete, sì, si possono fare le foto in RAW dal cellulare e non è una cosa da dare per scontato perché molti non lo sanno. È un po' complicato in certi smartphone perché dovete andare per forza nella modalità Pro e cercare, come si dice, mettere la spunta, ok, sull'icona del RAW, altrimenti le fate in JPEG, che va bene lo stesso, per carità. Allora, quello che faccio praticamente è tanto prendere la foto standard così come era prima e cominciare a buttarci sopra i preset che ho fatto io. Se vi interessano, giù in descrizione vi lascio il link per scaricarli. Ovviamente basta andare su predefiniti, scegliere appunto il preset più congeniale a questa situazione. Io scelgo un Callisto versione 2, così la foto fa abbastanza schifo, direi, quindi smanettiamo un po'. Andrei, come dire, a saturare un po' i gialli perché mancano. I gialli non ci sono, quindi incrementiamo un po', ok, e facciamo, non so, i verdi un po' più scuri, abbassando la luminanza. No, no, così rompo le nuvole, perché a quanto pare c'è un po' di verde sulle nuvole, non so perché. Desaturiamo i verdi allora, ok. La tonalità possiamo virarla sul giallo, sul blu, sull'azzurro, scusate. In base ai gusti, ovviamente, non c'è un modo unico di editare le foto. È tutto sullo stile che gli date alle foto, quindi così platinato questo azzurro mi piace un casino. Poi gioco molto spesso sulla luce, sull'esposizione, eccetera. Oh, abbassiamo le luci là in alto e facciamo vedere le nuvole. I bianchi invece possiamo abbassarli, ma dopo viene di un bianco molto strano. Ok, mettiamo i bianchi in una zona in cui non sono troppo sparati. I neri andavano bene prima. Magari mettiamo un po' di contrasto. Molto bene. È perfetta sta foto. Quindi siamo passati da avere una foto con i colori standard, molto piatti, ad avere una foto con i colori personalizzati, molto molto belli, soprattutto da vedere. E il bello di Lightroom, ragazzi, è il fatto che se vi abbonate... Oh, qui c'è un bellissimo ragazzo, chi è? Dicevo, il bello di Lightroom, ragazzi, è che se vi abbonate, l'abbonamento costa sui 5 euro, sì, 5 euro, sì, praticamente 5 euro e 50 centesimi al mese, avete delle opzioni in più, ovvero le correzioni selettive, che vabbè, non vi posso mostrare perché non sono abbonato, sono povero, grazie. No, non mi sono abbonato per il semplice fatto che le opzioni che già ho di base sono sufficienti per le cose che devo fare. Ovviamente, ragazzi, non c'è bisogno che vi dica che esiste un altro modo per bypassare questa cosa. Non vi ho detto niente. Un'altra applicazione, ragazzi, è Snapseed. Snapseed è un'app molto molto particolare che vi permette di editare anche i RAW, ma soprattutto i JPEG, perché questa è la cosa che sa fare veramente veramente bene. Vi faccio vedere lo stesso, che perché dopo lo converte in un JPEG, quindi non c'è problema. Allora, come funziona Snapseed? Funziona a slider, come, vabbè, un po' come Lightroom. Non dico che è più facile di Lightroom, perché comunque se siete abituati a Lightroom siete abituati anche a lavorare in un certo modo. Possiamo sin da subito cominciare ad aggiustare l'esposizione, magari se una foto è troppo esposta abbassate, compensate un po'. Possiamo modificare il bilanciamento del bianco, metterla in auto, originale, io lo tengo in originale. Questo è il contrasto, ok. Temperatura, struttura, che è la chiarezza. Possiamo usare gli strumenti, che sono
tantissimi. Alziamo un po' la nitidezza, non troppo perché altrimenti roviniamo solo la foto. Possiamo giocare con le curve, cosa che non vi ho detto che prima si può fare anche su Lightroom. Ok, abbassiamo un po' la luminosità e aumentiamo un po' la saturazione. Così ragazzi è perfetta, lo so, ci ho messo pochissimo, infatti è proprio questo lo scopo di Snapseed. Con Snapseed ragazzi attenzione che è molto ma molto facile strafare, quindi vi ho avvisati. Adesso passiamo all'effettistica. Per quanto riguarda gli effetti, di solito uso Retrocam. Questa è un'app molto particolare che vi permette di mettere effetti tipo i light leaks, il rumore molto simile a quello che c'è nelle pellicole. Allora, prima di tutto importiamo una foto. Al contrario degli altri che abbiamo visto, questa app ragazzi non ha una libreria, quindi se editate una foto, esportate, chiudete l'app e rientrate di nuovo, non ve lo salva. Questa ragazzi è un'app a dir poco buggata, specialmente la versione Android. La versione iOS non so se contiene così tanti bug. Delle volte succede che si blocca, ci tocca chiuderla a forza, ecco, crasha, bene, molto bene. Apriamo di nuovo e selezioniamo una foto che abbiamo già editato. Vi ricordo, questa applicazione non serve a modificare esposizione eccetera, ma serve più per mettere gli effetti su quello che avete già fatto. Se si aprisse mi farebbe un grande piacere. Ecco un'altra cosa di questa app che non sopporto, e mi dispiace consigliarvi un'app così fatto male, che però al contempo è fatto bene perché ci permette di fare un sacco di cose. E poi le cose che ci permette di fare sono anche gratis. Qui ci sono le foto che ho già editato, non mi mostra le altre foto, non so perché. Porca miseria. Ok, scegliamo questa foto che ho fatto alla stazione di Bologna. Allora, le texture, il T17 è una delle mie preferite. Allora, questi sono gli overlay, i cosiddetti light leaks, come dicevo prima. Ci sono certi overlay che sono talmente forti che danno fastidio, quindi preferisco abbassare l'opacità. Ok, mettiamo questa che si intravede giusto un pelo e non dà fastidio. Una cosa che faccio di solito per mantenere le proporzioni quando una foto è in 9/16, uso questa applicazione chiamata InFrame, che ci permette di mettere delle cornici bianche ai lati o in generale di incorniciare le foto come vogliamo. C'è questo e un casino di cose molto kitsch, ecco, tipo questo. E quindi niente ragazzi, queste erano le applicazioni che uso maggiormente quando devo editare on the go e non ho il tempo di editarle all'istante, le tengo qui, tanto restano qui per sempre a meno che si rompa per una causa di forza maggiore, e quando ne ho l'occasione magari mi metto ad editare in treno quando sto andando a Bologna per l'accademia, in bus durante le lezioni noiose, prima di andare a letto, insomma, quando mi pare, senza ovviamente dover accendere il computer tutte le volte. E se vi è piaciuto il video mi raccomando un pollice in su, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e vi ricordo che giù in descrizione trovate il link per scaricare i miei preset, e noi ci rivediamo alla prossima.